Salve a tutti, io sono Snake e benvenuti in questo nuovo tutorial su Trove. Oggi andiamo a vedere la build endgame per il Gunslinger. Ma prima di iniziare vi ricordo che potete seguirmi su Twitch se ancora non l'avete fatto. Mi potete trovare in live ogni domenica dalle 17 in poi. Sui gear ho messo Attack Speed, Maximum Health e Critical Damage. Sulla weapon ho messo Attack Speed, Magic Find, Critical Damage. Sulla face ho messo Critical Damage, Maximum Health e Attack Speed. Come ally utilizzo l'Orkian, che mi dà un boost alla velocità di movimento ogni qualvolta che un nemico nei paraggi muore, e come emblemi sto utilizzando l'Arcane Emblem, che mi dà un boost del 250% di danno ogni qualvolta che bevo una pozione, e il Chronomantic Emblem, che mi riduce il cooldown dell'abilità ogni qualvolta che bevo una pozione, per l'appunto. I valori generali sono 360.000 physical damage per le classi fisiche, 360.000 magic damage per le classi magiche, 2.100 critical damage e 100% critical hit. Ma vediamo le gemme, tralasciando quelle piccole che sono generiche. Ho messo la Class Gem, Explosive Epilogue, Volatile Velocity e Berserk Butler. Passiamo a vedere le abilità degli anelli. Gunslinger ha tre abilità: Berserk Slinger, Stunning Ammo e Lock and Load. Vediamo Berserk Slinger. Dice che quando si utilizza la Ultimate, quindi Run and Gun, questa abilità qua, aumenta il danno e la velocità d'attacco, però si riduce di molto la velocità di movimento. Quanto riguarda invece Stunning Ammo, gli attacchi caricati hanno la possibilità di stunnare nemici. Invece per Lock and Load, facendo un dodge, si ricarica istantaneamente la prima abilità, ovvero Charged Shot, questa abilità qua. Però non è possibile spammarla, infatti ci sarà uno short cooldown. Ma andiamoli a vedere. Allora, vediamo. Beh, 8 di movement speed sicuramente non è molto simpatico. Infatti questa penso che sia la classe più lenta di tutte in assoluto con questa abilità. Tra l'altro, da quel che ho notato, a parte dei nerf che sono stati fatti, sta sparando in automatico. Io non ho bisogno di tenere premuto il pulsante del mouse, ma spara da solo. Sarà per via dell'anello oppure è così? È per via dell'anello. Ma passiamo alla prossima. I colpi caricati possono stunnare, infatti si presenta sopra il dummy l'icona dello stun e ovviamente si blocca. Quindi va bene, simpatica, ma non mi pare niente di spettacolare. Ovviamente si può fare anche con il colpo caricato. Eccolo qua, passiamo all'ultima abilità. Ora doggiando mi si dovrebbe caricare subito. Eccolo qua, infatti. Però, come si diceva, non è possibile spammarlo. E devo dire che magari c'è un cooldown di 2-3 secondi. No, questa è proprio l'abilità meno simpatica di tutte. Io direi che tra queste abilità qua la migliore è Berserk Slinger, tenendo però in considerazione il fatto che 1. Non puoi muoverti, 2. Ti sparerà tutto il tempo all'infinito e non puoi fare niente per evitarlo. Bene ragazzi, questa era la build endgame del Gunslinger. Spero che questo video possa esservi stato d'aiuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!